Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Secondo alcuni opinionisti ben noti, non ci dovrebbe essere niente di assoluto a questo mondo. L'assoluto provocherebbe solo conflitti, intolleranza e guerre. Tutto dovrebbe essere invece relativo. Sono molti a pensarla così al giorno d'oggi. Se in parte questa opinione ha dalla sua prove inconfutabili, per un'altra parte ha il tono di una grossa, affascinante baggianata. La dimostrazione? Eccola. Se tutto è relativo, allora si fa strada un altro unico assoluto. L'io di ciascuno. Allora è l'individualismo a dominare, che non è affatto tollerante o rispettoso verso gli altri, perché chi ha potere, mezzi e prestigio riesce benissimo a imporsi con le buone o con le cattive. In ogni caso non si può condividere veramente, vitalmente, una fede, quale che sia, se non si dà per certo che quel Dio in cui si crede merita incondizionata fiducia. Forse che per questo è inevitabile diventare intolleranti? Sarebbe brutto segno. Dio, Gesù Cristo, il Vangelo, è un assoluto che si offre, si propone, non si impone con la costrizione e la violenza. Se il cristianesimo ha conosciuto periodi oscuri di intolleranza, ha anche sperimentato 20 secoli di martirio, fino ai nostri giorni, come è noto. E il martirio subito è segno di mitezza fino all'estremo, non certo di intolleranza. Quello che sto dicendo ha direttamente a che vedere con il Vangelo di questa prossima domenica. Entrato di sabato nella sinagoga, Gesù insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità, non come gli scribi. Un'autorità che però non si impone obbligando le persone ad accettarla. Tant'è vero che quel giorno soltanto uno l'accolse e fu guarito dall'oppressione che gravava sulla sua esistenza. Tutti gli altri reagirono dicendo: «Ma che bravo, ma come parla bene!» Sì, ma non hanno permesso alle parole di Gesù di entrare nei loro cuori, non hanno creduto. Qui c'è una lezione per noi tutti, credo, e proprio sulla qualità della nostra partecipazione alla messa della domenica. Non ci si può limitare a sensazioni superficiali. La messa non è bella perché c'è un coro che canta bene o un prete che si fa ascoltare volentieri. Essa è bella se vi si incontra Gesù Cristo, se la sua presenza è il centro vivo e incandescente della celebrazione. Allora lui può essere davvero ogni volta il Salvatore e il Maestro, in assoluto. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.